Ecco, siamo qui, zona paludosa di Cannese, dove è pieno sempre del nostro amico Burattello che ci tiene compagnia. E oggi tentiamo di dare anche un'altra spiegazione del perché il burattello si chiama burattello. Non lo sappiamo ancora. No? Ancora non lo sappiamo. Si sanno poche cose del burattello. È una denominazione prettamente dialettale, di origine dialettale, perché il suo vero nome è anguilla. Anguilla o burattello, de anguillibus. Chi pensa che l'anguilla sia un animale del burattello e che entrambi siano due animali diversi dal capitone fa un errore madornale. Sì, il capitone. Si tratta in realtà dello stesso animale, ma a diversi stadi del suo sviluppo. Ad esempio, pochi conoscono che ha un'altra denominazione quando è appena nato. Lo chiamano ceca. Ceca? Ceca, ma a quel punto lì però ci troviamo ad una specie di larva lunga pochi centimetri, trasparente come acqua chiara di fonte, in cui si intravede a malapena una, ecco, qui qualche una pinna centrale. Beh, questa qui, la ceca, in realtà è la larva dell'anguilla appena nata. Lì forse? Lì? No. Lì forse? No. Guarda. Ecco. Ecco, però quella mi sa che è una pulce d'acqua. Pulce d'acqua. Insetto. Vediamo. Estremamente vorace. Quindi il burattello appena nato si chiama ceca. Esatto. Ma siccome non funzionava bene la canzone "Sei sulla schiena della ceca", allora l'abbiamo fatta crescere. È diventata burattello. Burattello. Ecco, ce ne sono due. È fondamentale. Ah, ecco. Ecco, qua notiamo due burattelli. Il burattello va anche qui vicino ai rovi. Come si chiama ad esempio questo oggetto qui? La murosa. La murosa. In dialetto la chiamiamo la murosa, la stacca in partita, qua è una murosa. Si attacca infatti alle gambe. Guardate ragazzi, il pescatore. Ecco. In queste paludose acque meridionali persino il burattello si arriccia tutto attorno a se stesso. Si pesca con la canna. E si ribalta anche, beh. Dallo sdegno illo si ribalta. Però si slunga, se lo tiri. Si slunga, ecco. Ecco, si pesca con la canna, ma ci vuole sempre qualcosa da fumare vicino. Perché? Perché la pesca, l'attività... La canna, giusto. Ma anche quando lo cuoci ci vuole poco fuoco e lento. E tanta pazienza, tanto fuoco, poco fuoco, poco fuoco. Questo c'ha l'aspetto di bissia però, eh. E allora io vi saluto. A me mi stanno chiamando il maestro perché so appunto tutte queste cose sul burattello. Ma sapete che la ceca, stadio larvale del burattello, attraverso la corrente del Golfo, dal Mar dei Sargassi, si distribuisce in tutta l'Europa e in tutto il resto del mondo? Lo sapete? Andando appunto, sì, in queste zone così paludose e strisce. Poi si supera zone paludose perché i suoi primi 20 anni di vita, e lì cominciamo a chiamarlo anguilla, li fa in acqua dolce. In acqua dolce. Per andare a intercettare le quali non disdegna di fare delle belle passeggiate all'asciutto, attraverso campi. Campi. Ma il resto lo diremo nella prossima puntata del Burattello News. News Burattello. Ciao. E vi spiegheremo perché...